Potrebbe la riduzione del cuneo fiscale essere la soluzione giusta per le aziende italiane, più in particolare per quelle meridionali alle prese con cronici problemi di liquidità? Rispondono alla domanda economisti ed esponenti nel mondo dell'industria, proprio mentre da parte dei rappresentanti degli imprenditori si ribadisce la necessità di prendere da parte del governo misure che possano far respirare l'economia italiana. Serve altro, è quasi una banalità dirlo. La diminuzione del cuneo dal lato imprese favorisce sicuramente le cosiddette LEPRI, cioè le aziende medio-grandi del nord che hanno una capacità di esportare e che quindi aumenterebbero la loro competitività. Vale quindi anche per la stessa tipologia di imprese del sud, ma più in generale, se ragioniamo in senso sistemico, ci vuole una riflessione sul sud che non può essere sicuramente limitata al cuneo fiscale. Una riflessione difficile, per carità, perché non è facile trovare soluzioni, però di quell'entità. Io credo che l'abbassamento del cuneo fiscale non sia una misura rivolta solo ed esclusivamente alle aziende che, diciamo, già esistono, ma sia una misura che assume una rilevanza particolare rispetto a potenziali investitori che ragionano sull'ipotesi di investire in Italia e quindi evidentemente percepiscono il costo del lavoro come uno dei problemi, no? Quindi è chiaro che va anche incontro a realtà che oggi hanno un'imposizione fiscale elevata, ma naturalmente deve essere visto con un'ottica più di medio-lungo termine di pianificazione degli investimenti.